Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram. No, in realtà non posso ricordarvelo perché il mio account è stato temporaneamente disabilitato per la seconda volta nel giro di 2 mesi. Non ho idea di cosa sia successo, come non avevo idea la scorsa volta. Spero che si risolva tutto al più presto, vi farò sapere. In ogni caso seguitemi su TikTok che lì fortunatamente sono ancora presente. Quindi se non mi trovate su Instagram state tranquilli, non vi ho bloccato. Video super veloce solamente per 2 cose. La prima, è uscito un nuovo trailer IMAX. Non avrei voluto fare la reaction aspettando magari altri spot, ma a questo punto vediamocelo insieme. E poi una seconda notizia veramente su cosa, però prima reaction alla trailer IMAX. Questa è la nuova, sta scena. Oh, ah, lo gira tipo così. Questa pure è nuova. No Way Home. Ok, niente di particolarmente esaltante. Se visto Electro col giubbetto, come era stato super anticipato diversi mesi fa, qualche scena un pochino aggiuntiva, tipo il treno che si allunga, Octopus che riavvolge il braccio meccanico per avvicinare a sé Peter, e se non sbaglio anche l'inizio quando urla Peter, è una scena nuova, almeno vista da un'altra inquadratura. Molto molto bello. Spero che se continuino a far uscire spot o brevi teaser siano tutti così, magari veramente aggiungendo qualche secondo in più rispetto a roba che abbiamo già visto, ma non qualcosa di particolarmente spoileroso, insomma. Ragazzi, la notizia invece che vi riempirà di gioia, come ha riempito di gioia a me, è che Pannofino, il grande Pannofino, doppiatore di Willem Dafoe nel primo film di Spider-Man, sembra Raimi, ha confermato con un post su suo Instagram che tornerà a doppiare il personaggio anche in Spider-Man No Way Home. Nell'ultimo trailer avevamo sentito che non era lui il doppiatore, è uscita anche una mezza polemica, un sacco di richieste da parte di fan, petizioni che sono partite subito e sembrano che siano andate in porto. Sembra proprio che Pannofino tornerà a doppiare Goblin, con la sua iconica risata che ci aveva fatto gelare il sangue all'epoca del primo Spider-Man, e non posso far altro che essere super felice e super contento di risentirlo su Dafoe e su Goblin. Tra l'altro, tra i vari doppiatori che hanno messo like al posto di Pannofino c'è anche Marco Vivio, doppiatore di Tobey Maguire, sempre nella saga di Sam Raimi. Vabbè ragazzi, tanto ormai la presenza degli altri Spider-Man direi che è pressoché confermata, è il segreto veramente di Pulcinella. Ragazzi, video super rapido, volevo solamente informarvi, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, così vi ho anche informato della questione di Instagram in modo che lo sappiate. L'analisi della seconda puntata di Occhio di Falco, prima che me lo chiediate, esce domani. Do finale di montare, non ho avuto tempo oggi. Ragazzi, ciao!